Mille Schelli, fiabe e storie in 10 minuti. L'omino di Fan di Zenzero. Un bel giorno una donna preparò degli squisiti biscotti di Pan di Zenzero. Con l'impasto avanzato fece un bell'omino di Pan di Zenzero. Con due rives gli fece gli occhi e con le gocce di cioccolato i bottoni. L'omino di Pan di Zenzero era pronto da mettere in forno. Aveva l'aspetto però di un biscotto birichino. La donna avrebbe dovuto tenerlo d'occhio. Ben presto i biscotti furono pronti. La donna tolse la teglia dal forno e l'omino balzò fuori dalla teglia, attraversò la cucina e scappò via. La donna chiamò il marito. E insieme inseguirono l'omino di Pan di Zenzero. Corsero più po che poterono, ma l'omino di Pan di Zenzero era più veloce e cantò: «Correte quanto volete, tanto prendermi non potete! È vero che sono piccolino, ma di Pan di Zenzero sono l'omino!» Scappando l'omino saltò un gatto che dormiva. E il marito urlò: «Miri miau, svegliati! Prendi l'omino di Pan di Zenzero!» Il gatto si svegliò, così la donna, il marito e il gatto si misero a inseguire l'omino. Lo rincorsero attraverso il giardino, dove il loro cane giocava tranquillo a rincorrersi la coda. «Ciccio Bau, aiutaci a prendere l'omino!» urlò il marito al cane. Così la donna, il marito, il gatto e il cane inseguirono l'omino. Ma l'omino cantò: «Correte quando volete, tanto prendermi non potete! È vero che sono piccolino, ma di Pan di Zenzero sono l'omino!» Poi si arrampicò su un muretto di pietra e si trovò di fronte un fiume. «Non posso certo attraversarlo», pensò, ma in quel momento passò una volpe furbetta che gli disse: «Ciao, omino, sali sul mio dorso, ti porto sull'altra riva!» L'omino di Pan di Zenzero salì sul dorso della volpe, che scese in acqua e iniziò a nuotare. Ma ben presto l'acqua arrivò al dorso della volpe e l'omino salì sulla sua testa. La volpe era affamata e l'omino di Pan di Zenzero aveva un profumino delizioso. La volpe scaltra intanto affondò ancora un pochino nell'acqua e l'omino, per non bagnarsi, salì sul suo naso e il furbo animale, con un movimento secco del muso, la lanciò in alto sopra la sua testa, aprì la bocca e quando la volpe raggiunse la riva del fiume, dell'omino di Pan di Zenzero era rimasta soltanto qualche briciola.